Ciao da Dario di Alternativa Linux. Una chiavetta multiboot consente di includere nello stesso supporto molteplici immagini ISO cosiddette avviabili di differenti sistemi operativi e di avviare uno di essi all'accensione. Ventoy è un raffinato progetto che semplifica molto le operazioni. Ecco come realizzare una chiavetta USB multiboot con Ventoy in ambiente Linux, ma le indicazioni sulla preparazione della chiavetta sono valide anche per Windows. Chi abbia già provato una tra le tante distribuzioni Linux sarà a conoscenza del fatto che molte di esse oggi dispongono di una modalità live, che consente l'installazione ma anche la prova o l'utilizzo del sistema operativo completo prima di installare senza sfiorare l'hard disk. Che si tratti di un supporto per l'installazione o il ripristino di Windows, di utilità per il recupero di dati e partizioni o di una distribuzione Linux, avrai già sicuramente provato il suo funzionamento. Ma nella maggior parte dei casi avrai realizzato un supporto USB a partire da un'unica immagine avviabile, una chiavetta single boot, cioè con un'unica possibilità di avvio. Non è cosa nuova che si possa realizzare un supporto che ospita molteplici sistemi avviabili. È comodo avere l'installazione di Windows, di molteplici distribuzioni Linux funzionanti in live o utilità varie di partizionamento, ripristino o recupero di dati tutte insieme. Un'efficiente soluzione per ridurre ad uno solo i supporti senza doverne creare uno nuovo ogni volta. Pensa al caso di nuove distribuzioni Linux da provare o a quello in cui vorresti poter usare differenti strumenti presenti nella ISO di questa o quella, sapendo che puoi portarti in tasca un arsenale di utilità per qualunque esigenza in un solo supporto, magari bello performante o che ti porti sempre al polso. Quello che c'è di relativamente nuovo è però la semplicità delle operazioni da compiere per realizzare una chiavetta USB multiboot con Ventoy. Ventoy è un raffinato progetto nato da circa un anno, oggetto di continue migliorie e aggiornamenti, che semplifica esageratamente il processo di creazione di una chiavetta USB multiboot. La cosa più interessante di Ventoy è che una volta creata adeguatamente la chiavetta non dovrai compiere alcuna operazione successiva quando tu voglia aggiungere una ISO. Basterà copiarla in un'apposita partizione e questa sarà disponibile come ulteriore opzione di avvio fin da subito. Ventoy è un progetto il cui risultato è gratuito e vive di donazioni. Non appena l'ho scoperto, verificato la quantità di tecnologie coinvolte e accertato il livello eccellente delle soluzioni, non ho potuto che effettuare io stesso una donazione via PayPal. E se lo provi e ti accorgi di quanto sia valido, ti invito a fare altrettanto in base alle tue possibilità. Ventoy è un progetto cinese, ma il suo sito internet è interamente disponibile anche in inglese e l'utilità grafica per la realizzazione del supporto multiboot è tradotta anche in italiano. Il sito internet è ricchissimo di documentazione chiara e ben organizzata, corredato di un forum in cui trovare risposte e risulta chiarissimo che il progetto viene aggiornato anche più volte in un solo mese. E non parlo solo della funzione base per la preparazione del supporto multiboot, parlo anche di varie estensioni con cui puoi personalizzare l'aspetto del menu di avvio delle ISO o preparare un supporto persistente per i sistemi operativi che lo supportano, o ancora inserire script o driver insieme a questa o quella ISO. Se entri nella pagina Downloads di Ventoy, vieni soltanto rimandato a quella di GitHub in cui il progetto viene mantenuto e di cui puoi controllare il codice sorgente. Visto che siamo in un canale dedicato a Linux, illustrerò come procedere scaricando la versione in formato TAR/GZ proprio per Linux. Ma se sei un utente Windows, puoi scaricare il file eseguibile e saltare al punto sulla preparazione della chiavetta perché il funzionamento è il medesimo. Scarica e posiziona il file TAR/GZ di Linux dove vuoi e poi apri il terminale nella posizione in cui si trova il file. In Linux Mint, con il suo file manager posizionato dentro la cartella che contiene il file, puoi cliccare con il pulsante destro in uno spazio vuoto della finestra e selezionare l'opzione Apri nel terminale. Se vuoi semplificarti la vita e non sei esperto, posiziona il file nella tua home e apri semplicemente il terminale, che si posiziona automaticamente lì. Il mio primo consiglio è infatti quello di verificare che la firma digitale corrisponda a quella indicata nel sito web. Digita nel terminale SHA256SAM-VENT e poi premi il tasto Tab sulla tastiera per completare automaticamente il nome file. Premi invio e verifica la corrispondenza dell'impronta. Se non corrisponde, prova a riscaricare il file e ripetere il controllo. Estrai la cartella contenuta nell'archivio dove vuoi, supponiamo all'interno di documenti nella tua home. Con Linux Mint entra nella cartella Ventoy-versione e con il pulsante destro su uno spazio vuoto della finestra del file manager scegli ancora Apri nel terminale e digita sudo sh ventoyweb.sh. Se non hai Linux Mint o il tuo file manager non consente di aprire un percorso nel terminale, da questo comando dovrai aggiungere al nome del file anche il suo percorso esatto nella struttura del file system Linux, ad esempio
/home/dario/documenti/ventoi-versione/ventoiweb.sh. Se stai usando Deepin OS è previsto un apposito file differente, ventoiwebdeepin.sh. Il comando citato, che richiede privilegi amministrativi, non va mai usato alla leggera alcun comando sudo, avvia di fatto un server web che ti consente di interagire con i meccanismi di Ventoi attraverso l'interfaccia di una semplice pagina web. Non appena indicata la password, infatti, un messaggio in inglese nel terminale ti avvisa che puoi semplicemente aprire il tuo browser all'indirizzo IP locale in ascolto su una specifica porta. Il collegamento indicato dovrebbe essere 127.0.0.1:24.680. Puoi anche cliccare sul collegamento mentre tieni premuto il tasto CTRL sulla tastiera per aprire l'indirizzo nel browser predefinito. Prima di aprire il collegamento è il momento giusto per collegare un supporto USB vuoto con spazio adeguato alla quantità di ISO che vuoi inserire. All'avvio l'interfaccia web di Ventoi non disorienta, puoi scegliere di impostare l'italiano come lingua. È anche presente un'opzione da spuntare nel caso si decida di preparare un supporto che sia avviabile anche in sistemi UEFI in cui Secure Boot sia attivo. Come spiego nel video sull'installazione di Linux Mint, malgrado la compatibilità di Linux con Secure Boot, il mio consiglio è la disattivazione. E nel forum di Ventoi alcuni segnalano comunque qualche problema. Consiglio quindi, se possibile, di non attivare la spunta sull'opzione Secure Boot di Ventoi. L'unica scelta davvero importante da fare è quella relativa allo stile tabella delle partizioni adottato dal sistema ospite su cui vuoi avviare il supporto, MBR o GPT. In linea generale, solo i computer molto datati hanno necessità di ricorrere al sistema MBR. Computer acquistati negli ultimi 10 anni dovrebbero prevedere il nuovo partizionamento GPT. Come spiegato nella pagina MBR versus GPT di Ventoi, un supporto preparato con MBR sarà avviabile sia nei sistemi su base BIOS che UEFI, ma computer più recenti potrebbero non supportare che lo stile di partizionamento GPT, impedendone il funzionamento. L'unico modo per garantirne il funzionamento su ogni tipo di computer potrebbe essere quello di realizzare due differenti supporti. Nell'esempio io procedo con l'impostazione di stile GPT. Successivamente, dall'apposito elenco a discesa, seleziona la chiavetta o hard disk che vuoi utilizzare. Se non lo hai ancora collegato al computer, puoi farlo adesso e premere il bottone verde di aggiornamento perché sia aggiunto all'elenco. Se clicchi su Installa verrà mostrato un avviso doppio che ti invita a controllare bene il supporto scelto prima che Ventoi proceda nel formattarlo, eliminandone ogni contenuto. Nel giro di pochi secondi la barra di avanzamento delle operazioni giungerà al termine. Potrai quindi chiudere il browser e poi arrestare il server di Ventoi con la combinazione di tasti CTRL più C nella finestra di terminale. Infine puoi anche chiudere quest'ultima, o semplicemente chiudere l'applicazione Windows. La chiavetta USB multiboot con Ventoi è pronta. La procedura di configurazione del supporto USB da parte di Ventoi prevede la creazione di due partizioni, una chiamata Ventoi EFI che contiene i file necessari al funzionamento e l'altra semplicemente Ventoi. Se non le vedi disponibili già sul desktop puoi montarle manualmente oppure disinserire e reinserire il supporto USB. La partizione Ventoi è utilizzabile anche come memoria per inserire file estranei da immagazzinare senza interferire con le funzionalità di Ventoi. In essa potrai semplicemente copiare le immagini ISO, VIM, IMG, VHD avviabili che desideri e anche organizzarle in cartelle differenti perché Ventoi verificherà l'intero contenuto della partizione alla ricerca di immagini avviabili. Verifica casomai che siano tra quelle testate dall'apposita pagina test ed ISO del sito web di Ventoi. È tutto, hai pronta la tua chiavetta USB multiboot con Ventoi. Copiate le immagini bootabili e, come dicono alcuni, anche se ogni ibrido anglo-italiano mi fa inorridire, il supporto è pronto per l'avvio. Devi avere abilitata l'eventuale opzione BIOS per l'avvio da supporti USB e conoscere il tasto da premere in fase di accensione del PC ospite, sempre che non sia data priorità proprio ai dispositivi USB. Ma all'avvio e con la scelta dell'opzione UEFI o Legacy BIOS adeguata, ti ritroverai immediatamente nel menu principale di scelta delle immagini trovate nel supporto. Potrai selezionarla con i tasti freccia della tastiera e premendo invio. Come anticipato, Ventoi è un progetto molto evoluto e raffinato. In questo video non ho descritto altro che come realizzare una chiavetta USB multiboot, ma non esaurisce le possibilità di personalizzazione del menu, di aggiunta di script o driver per questa o quella immagine, o anche della possibilità di creare supporti dotati di persistenza.
Nel video live USB persistente con Linux Mint ho fatto ricorso all'utilità MakeUSB. Provai a ricorrere al sistema indicato per Ventoy sia con Linux Mint 20.1 che con Ubuntu Mate 20.04 LTS, ma entrambi i sistemi operativi non sembravano mantenere le modifiche effettuate durante le sessioni live. E in ogni caso le operazioni da compiersi sono più articolate e complesse rispetto alla semplicissima procedura guidata di MakeUSB. Ciò non toglie che riproverò, perché il meccanismo è molto raffinato e intelligente, non impone la creazione di un'apposita partizione per la persistenza come di consueto, ma solo la creazione di un file persistente della dimensione desiderata ed un altro in formato JSON per l'attribuzione del file ai sistemi operativi che supportano la persistenza. Puoi approfondire nella pagina Plugin Persistence di Ventoy se hai dimestichezza con l'inglese e voglia di smanettare. Io non conosco ogni singolo aspetto di Ventoy e delle sue funzioni avanzate. Se hai bisogno di maggiori informazioni le trovi nel sito ufficiale di Ventoy, anche tra le FAQ o nel forum. Se hai apprezzato il video, il tuo mi piace sarà certamente gradito. E se vuoi restare aggiornato con le prossime novità su Linux, iscriviti al canale ed attiva le notifiche. Grazie per l'attenzione. Ciao!